Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 9. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao. Ciao, benvenuti a un altro episodio di mio podcasting, stagione 9, episodio 97. Il link di questo episodio è relativo a una bloggata derivata da Mia Fantascienza, intitolata Eventi Sentinella del futuro del mercato dell'editoria. Il link, se siete interessati, lo trovate in descrizione. Che cosa vi racconto io in questo breve podcast? Ecco. La bloggata è poggiante su The Bookend Scenario, che è una ricerca svolta dal governo australiano sul futuro delle ricerche pubbliche da oggi sino al 2030. La ricerca Bookend Scenario in PDF e in free download, se volete la potete trovare linkata all'interno della mia bloggata. È fondata praticamente sulla tecnica dello scenario planning. Il paper di ricerca è fatto piuttosto bene, anche se nella parte delle wildcards ci sono alcune pisciate fuori dal vaso. A parte queste ingenuità, il paper di ricerca ha comunque interessanti risvolti anche per il mondo editoriale italiano. Ecco, la pianificazione strategica senza una sua persistente misurazione non ha nessuno scopo e nessuna utilità per ogni attore che la applichi. Nella bloggata quindi ho mappato in stratificazione, e via via continueranno ad aggiungersi, una serie di fatti, circostanze che sono accadute e che accadono con il passare del tempo e che sono poste cronologicamente a sostegno degli eventi sentinella, alias early warning signals, per evidenziare quale scenario emergente o suo interstizio stia affiorando in Italia dalla realtà. Nel link che trovate in descrizione di questo file sarete catapultati appunto su Eventi Sentinella nel futuro del mercato dell'editoria. Nella mia bloggata ritroverete la sintesi in versione podcast sul futuro del mercato dell'editoria, oltre ad essere trovato linkato il relativo paper di ricerca. Dunque, che cosa vi posso stare a raccontare? Evidentemente, se si prende a confronto gli Eventi Sentinella di Primavera Silente e gli Eventi Sentinella di Palazzi che insegnano, quanto di Eventi Sentinella di Neuromancer Scenario, oppure di Eventi Sentinella di Fahrenheit 451, possiamo dire che ad oggi lo scenario che ha meno Eventi Sentinella realizzati è quello dello scenario Fahrenheit 451. Oltre ai palazzi che insegnano, entrambi i due scenari hanno indubbiamente minori eventi sentinella, quasi nessuno. Lo scenario che ha molti più eventi sentinella manifestati è quello della Primavera Silente, che indubbiamente si stanno stratificando una serie di eventi previsti dai segnali di early warning che sono preoccupanti e anche persistenti come segnali, dato che questi eventi si stanno stratificando con date anche lunghe nel tempo. Vi sono poi tracce di una parziale emersione dello scenario Neuromancer, ma comunque al momento il massimo dei segnali di eventi sentinella sono imputabili, quindi lo scenario emergente al momento è diretto verso prevalentemente Primavera Silente, con delle tracce anche rilevanti e marcate ma non predominanti per quanto riguarda lo scenario Neuromancer, ma prevalentemente diciamo possiamo dire che gli eventi sentinella di Primavera Silente trovano tutti una serie di numerosa di eventi sentinella tutti realizzati, mentre per quello di Neuromancer ce ne sono alcuni e anche alcuni sono anche cospicui, ma
numerosi eventi sentinella ancora non si, dello scenario Neuromancer non hanno i relativi segnali, quindi non ci sono delle immersioni, di conseguenza la direzione predominante al momento è quella di Primavera Silente, scenario di Primavera Silente. Se siete interessati a queste riflessioni sul futuro del mercato dell'editoria in Italia, io vi consiglio di andare a cliccare sulla bloggata per darvi una svegliata. Ciao, alla prossima!